Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati a bordo della mia macchina. Oggi voglio farvi vedere questo nuovo dispositivo. Si tratta dell'Angel V6 Pro, un dispositivo che ci permette di fare la scansione della nostra centralina, di vedere se ci sono errori nella nostra macchina. È un dispositivo che si collega tramite la presa OBD2 e ci permette di vedere anche tutti i dati in tempo reale, insomma, ha alcune funzioni particolari che non avevo visto su nessun altro dispositivo. Tra l'altro è un sistema Android che ci permette pure di utilizzarlo come un normale tablet, quindi possiamo navigare su internet, eccetera, eventualmente per ricercare gli errori che abbiamo riscontrato. Quindi guardiamolo, vediamo come è fatto, vediamo tutte le sue varie funzioni, senza perderci troppo in dettagli, perché già ve ne ho recensiti tantissimi, non voglio fare una recensione troppo lunga, ma voglio farvi vedere esattamente, diciamo, le funzioni, le caratteristiche principali e dirvi il suo prezzo. Ma in base ai codici di sconto cercherò di farvi risparmiare qualcosa. Il prezzo originale, addirittura senza sconto sul sito internet, mi pare che sia 599 euro, quindi un prodotto, diciamo, professionale, non destinato a chi vuole controllare la macchina in garage, anche se obiettivamente se si acquista per quello scopo comunque funziona e permette di farlo, ma lo vedo più indicato per un'officina meccanica. Quindi accendiamolo e osserviamolo. E allora vediamo quindi quello che troviamo all'interno della confezione. Ovviamente il dispositivo principale che ci permetterà di fare le scansioni, il telefonino invece è mio, e troviamo anche quest'altro dispositivo con un cavo molto lungo che ci permette di collegarlo alla nostra presa OBD, che a sua volta ha un Bluetooth che gli permette di collegarsi al dispositivo principale dotato di monitor e che quindi ci permette di utilizzarlo senza cavi anche a distanza. Questa è la confezione, ci sono quindi le fotografie dei due prodotti che troviamo all'interno senza i vari accessori, e nella parte posteriore troviamo le caratteristiche tecniche, quindi 2 giga di RAM, 32 giga come memoria di archiviazione espandibile, il sistema Android 10, 8 pollici come dimensione del display, la possibilità di avere un supporto tecnico sempre tramite l'applicazione presente sul supporto, un processore octa-core da 2 GHz e un'autonomia di 8 ore di lavoro continuativo. Nella parte più bassa invece troviamo il nome del modello e alcune informazioni sull'azienda. Adesso guardiamo cosa troviamo all'interno della valigetta. Quindi abbiamo detto questo dispositivo, troviamo ovviamente tutto avvolto dalla bustina che lo protegge, una pezzetta per pulire il display, manuale di istruzioni, e da quest'altra parte troviamo invece un altro vano che si apre così a scatto, e troviamo poi l'alimentatore per poter ricaricare il dispositivo. È possibile collegare diversi tipi di presa, quindi la presa che utilizziamo noi o altri tipi, e un cavo USB, il tutto, come vi dicevo, all'interno delle bustine. Quindi adesso accendiamo il motore della nostra macchina, vedrete che il dispositivo adesso risulta solamente alimentato e connesso tramite Bluetooth, ma non c'è la spia della connessione tramite il cavo al veicolo perché è spento. Quindi l'accendo e automaticamente dovrebbe rilevare la nostra autovettura. Nel caso in cui non dovesse farlo, perché era già acceso, allora basterà staccare e riattaccare la presa OBD. Automaticamente ovviamente si spegnerà, lo ricollego e a questo punto dovrebbe rilevare infatti la presenza del dispositivo, si è accesa quindi la spia, e il Bluetooth che lampeggia. Quest'altro beep che avete sentito è la risposta di questo dispositivo che si è collegato senza cavi. Adesso spengo la luce, altrimenti si riflette sul monitor, e vediamo le varie funzioni. E allora, per guardare il dispositivo e la valigetta, comunque spostiamoci in interno così riusciamo a vederla molto meglio. Allora, la valigetta non ha delle cerniere, ha questa parte in plastica all'interno che penso che dopo svariate aperture in teoria potrebbe anche danneggiarsi. Nella parte interna invece abbiamo questo sistema con questa sorta di cerniera, quindi abbiamo gli alloggiamenti per disporre tutti i vari accessori. Ma guardiamo comunque il dispositivo. La valigetta di per sé comunque è abbastanza rigida, una plastica dura, quello che serve per poter proteggere comunque il nostro scanner. Nella parte laterale, a proposito di protezione, abbiamo queste sporgenze in gomma che in caso di caduta lo proteggono dagli urti, insomma non si danneggia. La pellicola protettiva, come vedete, il display è un po' opaco, in realtà è lucido come display, come tutti i display, ma la pellicola l'opacizza leggermente. Nella parte posteriore abbiamo anche la telecamera e c'è pure questo sistema che ci permette di posizionarlo in questo modo, quindi possiamo continuare a guardare il contenuto del display senza doverlo tenere per forza tra le mani. Ma guardiamo quindi la risoluzione della telecamera. Non immaginatevi di avere fra le mani uno smartphone di ultima generazione, perché la qualità delle immagini che riusciamo a catturare sicuramente non sarà elevatissima, ma ci permetterà comunque di poter salvare, poter memorizzare ciò che riprendiamo. Allora, togliamo intanto la pellicola protettiva, così riusciamo a vedere molto meglio. Vedete come è lucida la superficie, invece poco fa risultava opaca. La stessa cosa per quanto riguarda il display. Allora, se scattiamo una fotografia, come vedete, riusciamo a vedere anche i millimetri riportati in questo righello,
le venature del legno, insomma, tutti i dettagli necessari per poter fotografare, per esempio, un componente del motore oppure filmarlo. Quindi abbiamo, oltre alla funzione della scansione tramite il sistema OBD, eccetera, anche la possibilità di fotografare, filmare e poi ritrovare all'interno della galleria tutto quello che abbiamo filmato e fotografato. Lo stesso per quanto riguarda un eventuale report, perché abbiamo la possibilità di salvare i vari report e li troveremo all'interno di questa cartella. In questo caso, come vedete, abbiamo questo report con alcuni dati salvati. È possibile poi stamparli oppure trasferirli al computer. Tra l'altro, il dispositivo è dotato anche di presa USB, di lettore di memory card, e da questa parte abbiamo l'ingresso per poter ricaricare lo stesso dispositivo e trasferire i dati sia tramite presa USB tipo C che tramite cavo tipo HDMI. Ora però ritorniamo all'interno della nostra macchina e continuiamo con un paio di prove. Tra l'altro anche il wifi, la batteria è ancora carica, l'ho utilizzato 4-5 volte per fare alcune prove e si è scaricato solo di una tacca. Tra l'altro l'ho utilizzato anche sfruttando il sistema operativo Android per fare un po' di navigazione su internet. Allora, abbiamo questo pannellino che appare nella schermata principale, tra cui abbiamo la possibilità di fare un aggiornamento. Io sono arrivato all'84%, mi sono fermato. Poi abbiamo la possibilità di dare alcune impostazioni, rilasciare un feedback sulle operazioni che facciamo, data manager, la diagnosi completa automatica oppure scegliendo manualmente, le funzioni hot, quick support, quindi, come dicevamo poco fa, il supporto immediato con l'assistenza. Insomma, facciamo direttamente una prova di diagnosi. Bisogna scaricare i vari modelli facendo il collegamento tramite wifi ed è tutto gratuito. E come vedete abbiamo la possibilità di fare una diagnosi hot function che ci riporta a una schermata che ci permette di fare delle diagnosi veloci su alcuni componenti, la funzione OBD2. Ma proviamo a fare direttamente la diagnosi. Possiamo cercare tramite modelli, quindi Europa, America, Asia, Cina e Australia, appariranno i vari marchi corrispondenti alle zone geografiche. Scegliamo per esempio Asia, abbiamo sia Kia e Toyota, i marchi delle mie macchine. Ma se vogliamo possiamo fare direttamente auto detect oppure manual input. Facendo auto detect, come vedete, fa una ricerca, però la mia macchina non riesce a trovarla, non riesco a capire per quale motivo, ma mi dice che la ricerca fallisce. Quindi vediamo quanto tempo impiega. Eventualmente, se perde un po' di tempo, comunque metterò una ripresa accelerata. Ma già siamo al 27%, quindi sta andando velocemente. Come vedete, i numeri scorrono questi codici molto rapidamente. E quindi la ricerca, diciamo, non è lenta, sono molti i dati che sta analizzando. Ok, è arrivato al 100%. Anche in questo caso mi dice che è fallita, quindi cancel. Ok, facciamo a questo punto manualmente. Quindi andiamo su Kia, mi chiede cosa voglio fare, facciamo una diagnosi. Quindi by VIN mi chiede di inserire il codice che io non conosco. Quindi in questo modo direttamente mi dà i modelli disponibili, quindi della Kia. Scusate, ma ho premuto involontariamente. A questo punto la mia è una Sportage, ma ci sono diversi modelli 2005, motore 2000, già l'avevo impostato poco fa, con riportati tutti i dati. Andiamo avanti e mi chiede che tipo di funzione voglio scegliere, quindi System Selection, Hot Function, quella che abbiamo visto poco fa, oppure un Quick Test. Facciamo un Quick Test e farà un'analisi rapida dicendomi eventualmente cosa va bene, se ci sono dei problemi, eccetera, eccetera. Quindi sta facendo una scansione, è arrivato al 55%, si sente un rumore tipo relè. Ok, è tutto in tempo reale, quindi è finito. Allora, c'è qualcosa che non va, quindi airbag control, insomma ABS, 4WD, insomma la macchina, diciamo, non è messa bene a quanto pare. Allora, vediamo per esempio 4WD control, connessione EQ, vediamo il tipo di codice di errore, mi dice se voglio cancellarlo oppure se voglio leggere di cosa si tratta. Io voglio semplicemente leggere di cosa si tratta. E mi dice quindi che ci sono speed sensor segnal, ci sono degli errori sul segnale di velocità nelle ruote, eccetera. Allora controlliamo per esempio tramite questa icona, ci riporta su Google e ci dà la possibilità, come vedete, di navigare su internet e quindi possiamo fare tutte le nostre ricerche, eccetera. Ma adesso però io, volendo, potrei anche navigare, insomma, fare delle ricerche, utilizzarlo come un normalissimo tablet. Allora, torniamo ora indietro e guardiamo le funzioni rapide, quindi hot function. Abbiamo questa funzione sulla batteria, hybrid control, si sta connettendo, speriamo che sia una funzione supportata, perché non tutte le funzioni sono supportate su tutte le vetture. Alcune sono solo sulle vetture più moderne, la mia è del 2005, quindi è infatti. In questo caso non va bene, proviamo così. Ok, per quanto riguarda la batteria,
io non posso fare nulla con la mia macchina, però mi dà comunque in alto la possibilità di vedere il voltaggio 14 e 8. Quindi questo per quanto riguarda hot function. Poi abbiamo anche la funzione di immobilizer, la mia pronuncia in inglese non è sicuramente buona. E quindi questa serve per tutte quelle officine meccaniche, per esempio, che devono andare a prendere una macchina che ha magari smarrito le chiavi, eccetera, di utilizzare la vettura tramite questa applicazione, evitando quindi di utilizzarla con la chiave originale, perché ci dà la possibilità di programmare, insomma, e fare alcune funzioni che io però non voglio andare a toccare perché non so cosa vado a modificare, però vedete che ci sono comunque delle funzioni che riguardano, guardate, ci sono diverse voci, questi sono dei modelli RAV4 eccetera, che ci danno la possibilità quindi di utilizzare la macchina con l'immobilizer disattivato, più alcune funzioni, per esempio per quanto riguarda le portiere eccetera. Ma guardiamo l'OBD2. Allora, da questa parte vediamo che abbiamo tutti i dati riguardanti il mio mezzo. Adesso, se io vado indietro, posso fare data stream e quindi mi dà lo streaming in tempo reale dei dati della mia macchina. E da questa parte compaiono quindi tutte le informazioni, i giri del motore, se io voglio posso vederli in questo modo, quindi in elenco, accelerando ovviamente sale il numero di giri. Ma se voglio posso anche vedere il grafico del numero di giri, quindi in base a quanto accelero, come vedete, ci si formerà questo tracciato con tutti i picchi delle varie accelerazioni. E possiamo decidere anche cosa vedere, sia per quanto riguarda la schermata come grafico, che per quanto riguarda, insomma, la visualizzazione in elenco. Ovviamente è possibile anche registrare quello che stiamo vedendo, salvarlo nella scheda SD e poi eventualmente riprodurlo su un computer, eccetera. E come vi dicevo, abbiamo anche la possibilità di utilizzare alcune applicazioni classiche del sistema Android, quindi tutte le varie funzioni, tra cui anche la possibilità di navigare su internet. Quindi in questo caso, per esempio, su YouTube abbiamo la possibilità di riprodurre dei video. In questo caso apriamone uno a caso sperando che non parta la pubblicità, e invece partirà. Ok, e quindi possiamo utilizzarlo anche per guardare i video, insomma, utilizzarlo come un normale dispositivo, ma adesso stacchiamo perché dà fastidio. E quindi comunque, come vedete, si può utilizzare tranquillamente come un normalissimo dispositivo Android, che ci dà la possibilità di navigare su internet, insomma, utilizzarlo soprattutto come sistema OBD, come sistema di scansione per trovare gli errori, ma nel caso in cui fosse necessario possiamo anche navigare sul web, cercare alcune informazioni che ci necessitano riguardo al guasto, la soluzione, eccetera, la ricerca dei prezzi di alcuni pezzi di ricambio, eccetera. Un dispositivo valido, non vi ho fatto vedere tutte le funzioni perché effettivamente sono tante, perché ve ne ho già fatti conoscere tantissimi, però devo essere obiettivo, rispetto a tanti altri sistemi di scansione, OBD, eccetera, eccetera, l'ho trovato un po' meno intuitivo, questione di abitudine. Sono abituato con degli scanner che una volta collegati direttamente rilevano il dispositivo e in modo molto più intuitivo mi danno la possibilità di navigare. Hanno meno funzioni di questo, quindi per questo motivo li ho trovati più semplici da utilizzare. Questo di per sé, essendo ricco, ovviamente richiede di alcune impostazioni, richiede dei comandi specifici, però funziona bene, come avete visto. Ha tante funzioni, anche quelle che non servono per la scansione, quindi la fotocamera, eccetera, eccetera. La possibilità di utilizzarlo senza fili, girare attorno alla tua vettura, andare eventualmente con il cliente in un ufficio e mostrargli i vari report, eccetera, secondo me lo rendono ancora più ricco e ancora più appetibile per chi ha un'officina o, ripeto, per chi vuole prendersi cura personalmente della propria tua vettura e quindi conoscere tutti i vari problemi, insomma, ciò che potrebbe essere presente. Anche la funzione che riguarda l'immobilizer della chiave, secondo me, è una funzione in più perché è un'officina, quindi dispositivo valido che, se vi piace, vi lascio il link nel primo commento nella descrizione, andate a guardare e speriamo di associarlo anche ad un codice di sconto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù. Cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche. Ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.